Buonasera dalla Pala Castellana di San Severo, in campo le formazioni dell'Allianz Cestistica San Severo e della MD Discount Quarta Caffè Monteroni. Una partita, un derby pugliese di alta classifica, uno dei match più interessanti di questa giornata, con l'Allianz San Severo che è al terzo posto in classifica, quel terzo posto che la formazione di Monteroni ha abbandonato proprio domenica scorsa per effetto della sconfitta subita in casa per mano di Pescara. Quindi voglia di vendetta per la formazione di Monteroni, ma voglia di allungare questa striscia di quattro vittorie consecutive. Coach Piero Cohen, obiettivo quinta vittoria consecutiva. L'obiettivo vincere, chiaramente, indipendentemente da quelle che sono le vittorie. Un derby d'alta classifica con Monteroni, magari alla vigilia non tutti si aspettavano di vedere Monteroni da quelle parti, ma tu eri convinto che potesse dire la sua in questa stagione. Ah sì, che pensavo che Monteroni potesse far bene, come sta dimostrando, è lì con noi in questo gruppone che ancora possono dire, possono fare grandi cose. Secondo me è chiaro che oggi è una partita importante, ci mancherebbe altro, perché i due punti cambiano completamente la prospettiva sia a noi che a loro. Al di là delle alchimie tattiche, saranno due bei duelli, sia Rodriguez con il nostro play di Marco e sia sotto canestro Mocavero Guarisa. Sì, sicuramente sono due sfide avvincenti con giocatori che stanno facendo molto bene. Da loro sicuramente Mocavero e Rodriguez stanno facendo un po', sono quelli che chiaramente pesano di più nel contesto della loro squadra. Da noi sicuramente sono giocatori importanti, ma non direi decisivi come possono essere per loro. Grazie, in bocca al lupo a coach Piero Cohen. Dall'altra parte del campo c'è coach Stefano Manfreda, subentrato in corsa ad Antonio Lezzi ad inizio stagione dopo la terza giornata di campionato. Coach, derby d'alta classifica alla Pala Castellana tra San Severo e Monteroni. Derby d'alta classifica, è un piacere essere qui e incontrare un'altra pugliese che sta così in alto. Probabilmente anche con maggior merito rispetto a noi, che siamo una squadra che ha altre ambizioni, però intanto ce lo godiamo questo momento. E niente, faremo del nostro meglio oggi qui contro una corazzata, ma siamo venuti comunque a fare la nostra partita a viso aperto. Saranno due bei derby, due bei confronti in campo tra Di Marco e Rodriguez e sotto canestro tra Mocavero e Guarisa. Quale si aspetta più avvincente? Ma sicuramente sono entrambi di altissimo livello, perché probabilmente in quello spot si scontrano sia nel ruolo di play che nel ruolo di lungo, di centro, due degli interpreti migliori che questo campionato fino a questo momento è riuscito a mettere in luce. In realtà sono due ruoli chiave su entrambi i lati del campo per entrambe le formazioni, quindi credo che si giocherà un po' tutto lì, sull'efficacia di Mocavero e Rodriguez da una parte, sulla tenuta difensiva, ma anche per quella di Marco e di Guarisa, che sicuramente anche loro sono portatori di grandissimi numeri. Lo supporting cast che credo che sarà anche su all'altezza, quindi mi aspetto comunque una bella partita. Percentuale di vittoria San Severo e percentuale di vittoria dei Monteroni? Allora, se devo fantasticare direi 50-50. Vincere a San Severo è complicato, noi ci proviamo anche se siamo un po' in deficit di formazione, però in questo momento direi 60-40 San Severo. Però è tutto possibile, la palla è tonda, i giocatori sono 5 contro 5. Grazie e buona partita coach Stefano Manfreda. Tra qualche istante il salto a due. Buonasera dal Pala Castellana di San Severo, in campo le formazioni dell'Allianz, Pazienza Assicurazioni, Cestistica San Severo e MD Discount, Quarta Caffè Monteroni. Daranno vita alla nona giornata del campionato di Serie B di Pallacanestro edizione 2015-2016. Prima del salto 2 ci sarà un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa del papà di un dirigente di Monteroni e della sorella di un dirigente di San Severo. Minuto di raccoglimento che sarà sancito dalla coppia arbitrale composta da Nicola Tammaro e Vincenzo Di Martino, dopo che le due formazioni si saranno schierate davanti all'altezza delle lunette
delle rispettive zone di difesa. Intanto sono entrate in campo le due formazioni, tra qualche istante ci sarà il minuto di silenzio a cui ci accomuniamo anche noi. Termina il minuto di raccoglimento chiesto dalla dirigenza sanseverese per ricordare due persone che solitamente non succede spesso, un familiare di un dirigente e un familiare di un altro dirigente. In campo le formazioni per l'Allianz San Severo. Subito in campo i Kanji, Ciribeni, Ricci, Di Marco e Quarisa. Per Monteroni in campo Ianuale, Prete, Rodriguez, Mocavero. E in grosso, primo possesso di palla per San Severo con Mattias Di Marco che si presenta subito al cospetto di Rodriguez. Il servizio per i Kanji che va a realizzare il primo canestro del match, firmato da Iris Kanji dopo 10 secondi dal salto a 2. Ecco Rodriguez, da tenere d'occhio il rapporto Rodriguez-Mocavero. Palla recuperata da Ciribeni che si ferma, poi non riesce a controllare il pallone, cerca di evitare Andrea Quarisa che lo stesso vada fuori dal campo. Palla persa in attacco per l'Allianz. Ecco subito Mocavero per Rodriguez, Ricci in marcatura su di lui. Mocavero prova subito la tripla e realizza. Manuele Mocavero si presenta subito con un canestro pesante. Mocavero e Rodriguez sono i due migliori giocatori del girone in termini di valutazione FIBA. Hanno scalzato la leadership di Quarisa, il giocatore proprio in possesso di palla in questo momento. Quarisa che va a realizzare. Risponde subito Quarisa nel pitturato al tiro dalla lunga distanza di Emanuele Mocavero. Rodriguez, ancora Ricci su di lui, marcatura uomo per San Severo. Il penetra e scarica, Mocavero ancora da tre, prova a concedere il bis, non c'è il rimbalzo di Quarisa per Mattias Di Marco. I Kanji di nuovo, prova a puntare l'avversario. I Kanji prova da tre, non c'è il rimbalzo di Quarisa che resta in attacco e va a realizzare nonostante il tentativo di marcatura di Ianuale. 6-3 il vantaggio per San Severo. Palla ancora recuperata da Ciribeni che va ad evitare il tentativo di marcatura di Rodriguez. Seconda palla conquistata in difesa da Leonardo Ciribeni. 8-3 più 5 San Severo, che parte fortissimo in questo inizio di match. Rodriguez mette il pallone a terra per Mocavero. Palla ancora fermata da Quarisa, il servizio per il canestro di Federico Ingrosso, appoggia a tabella. I Kanji può andare fino in fondo, appoggia a tabella, è sfortunato il rimbalzo e di Angelo Prete. Rodriguez, Mocavera ancora, posticcia questa volta con il pallone. Ciribeni che recupera la palla, va ancora fino in fondo, sfortunato, subisce fallo. Andrei Lunetta per due tiri liberi. Ottimo inizio per Leonardo Ciribeni. Gran bella partita domenica scorsa al Pala BCC di Vasto. Lui ha chiuso la contesa per la quarta vittoria consecutiva dell'Allianz San Severo, che è a caccia del quinto risultato utile. C'è il primo.
7 minuti e 20 secondi da giocare nel primo quarto, 9-5 con Ciribeni Lunetta per il secondo tiro libero. 2-2, doppia cifra per Sansevero che ha doppiato il punteggio della MD Discount Quarta Caffè. Doppio sponsor per la formazione di Monteroni. Rodriguez prova a rubargli palla a Ciribeni. La palla che giunge nell'angolo per il tiro sbagliato da parte di Ingrosso, fischio arbitrale. Il fallo a Iris Ikanji, primo fallo di squadra per Sansevero. Un fallo per entrambe le due formazioni. 7 minuti e 5 secondi da giocare in questo primo quarto. Rimessa di Ingrosso per Rodriguez, sporca la palla Antonello Ricci, si ripeterà la rimessa da fondo campo con un secondo in meno a disposizione, 13 per la MD. Rodriguez ancora tenta l'anticipo anche in questa occasione, Antonello Ricci, cambio sul blocco con Ricci che adesso si è ritrovato su Ingrosso, il tiro dalla lunga distanza realizzato da Yanual, 10-8, più che dimezzato il divario con questa tripla di Gianmarco Yanual. Ciribeni apre per Di Marco, prova a rispondere a Yanual Di Marco, il rimbalzo di Canci che però perde il possesso della palla per l'intervento ancora di Yanual. Rodriguez ferma in palleggio, ancora un tentativo di anticipo da parte di Ciribeni con il fallo di Canci. Due tiri liberi per Angelo Prete. Secondo fallo di squadra per Sansevero, entrambi spesi da Iris Ikanji. Pronto ad entrare in campo Enzo Cena. Due falli in 3 minuti e 43 secondi di gioco per l'ex giocatore della Tramec 100. Entra Cena, doppia per lui domenica scorsa a Basto, in doppia cifra sia in termini di punti che di rimbalzi. Intanto Prete mette a segno il primo tiro libero, il secondo per il pareggio che non c'è. 6 minuti e 14, 10-9, parziale di 4-0 aperto per Monteroni. Ricci apre per Cena, prova da 3, Cena, primo ferro, il rimbalzo di Mocavero, mette subito in moto Rodriguez e adesso Monteroni può giocare per il sorpasso. Rodriguez pasticcia ma si ritrova il pallone tra le mani e può riprendere l'organizzazione di gioco della sua squadra. Ribalta e dentro il tentativo per Mocavero di Yanual, capisce tutto Ricci. Di Marco può provare da 3, non c'è, e ancora un rimbalzo di Emanuele Mocavero. Il Cesedoc classe 80 per Mocavero, giocatore in maglia numero 15. Prova la tripla, non c'è neanche in questa occasione il tentativo di Yanual. 10-9, Di Marco per Cena. Di Marco ancora è pronto ad entrare Ivan Scarponi, si prepara il secondo cambio per la Allianz Sansevero. Ribalta per Ricci, fa saltare Rodriguez, ancora Ricci pesta con il piede destro la linea di fondo campo, commette anche infrazione di campo, infrazione di passi, scusate. Palla persa per Antonello Ricci che esce per l'esordio in partita del capitano Ivan Scarponi. 5 minuti e 4 secondi da giocare, ancora un vantaggio, il vantaggio minimo per Sansevero, 10-9. Rodriguez per Yanual, palla per Prete, Rodriguez ancora, Mocavero parte da molto lontano con le sue capacità di mettere il pallone a terra e adesso però va a spendere il fallo nel tentativo di recuperare un rimbalzo offensivo. Emanuele Mocavero, primo fallo per lui. Rimessa per l'Allianz curata da Scarponi per Di Marco. Quarisa, Scarponi ancora, marcatura uomo per Monteroni,
Guarisa se la vede con Mocavero. Attacco di Guarisa, ancora con Mocavero, e vince ancora Guarisa il duello nel pitturato. 12-9, c'è ancora un possesso di differenza tra le due formazioni. Rodriguez esce dal blocco, riceve il servizio di ingrosso, poi per Mocavero che prova a rispondere al canestro realizzato in precedenza da Guarisa. L'errore, la palla recuperata dalla difesa sanseverese, Ciribeni da tre, non c'è, il rimbalzo recuperato da Mocavero in collaborazione con ingrosso. Rodriguez per Prete che ferma il palleggio, va ancora da Rodriguez, Di Marco su di lui, pronto ad entrare Marmugi. La palla persa ma per effetto del fallo di Enzo Cena su Federico Ingrosso, terzo fallo di squadra per Sansevero dopo i due spesi dai Canci, c'è quello addebitato proprio al giocatore che è entrato al posto dell'ex giocatore di Cento, Enzo Cena. Esce Guarisa, entra in campo Marmugi, non perfette condizioni fisiche per Luca Marmugi che soffre ancora di un dolore alla schiena, mentre Monteroni conta l'assenza di Poti che domenica nel match con Pescara ha riacutizzato un dolore ad un ginocchio. Ciribene ancora, ci riprova da tre, questa volta è corto. 12-11, di nuovo un solo punto di vantaggio per Sansevero. Rodriguez ancora, va al tiro, sbaglia, il rimbalzo di Marmugi per Di Marco. Di Marco penetra e scarica ancora per Ciribeni, Marmugi pronto a rientrare Ricci. Di Marco ancora, si alza al tiro, sbagliato, il rimbalzo di Annuale, c'è il fallo, anzi no, è soltanto una infrazione, nessun fallo, e c'è subito time out chiesto da coach Piero Cohen, la prima sospensione del match, anzi è chiesta da coach Manfreda. 2 minuti e 45 ancora da giocare nella prima frazione di gioco. A 11 per Sansevero, un avvio fulminante per la formazione giallanera, poi il recupero della NPM, nuova palla canestro, Monteroni che è arrivata sempre lì a sfiorare la parità come in questa situazione sul 12-11. Tre falli di squadra per Sansevero, due falli di squadra per Monteroni. Rientrano in campo le formazioni Scarponi, Ciribeni, Marmugi, Cena, Ricci, il quintetto sanseverese. Ianuale, Mocavero, Rodriguez, Prete e Ingrosso è il quintetto della MD Discount. Si riprenderà dalla rimessa dal fondo per Monteroni. Due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite per la formazione di Stefano Manfreda. Attacco Monteroni che gioca per il sorpasso. Palla toccata da Ricci con l'ultimo tocco di Ingrosso. Secondo il secondo arbitro Di Martino, le perplessità di coach Manfreda, e in effetti ritorna sulla decisione il secondo arbitro, correggendo la decisione precedente. Non sempre succede questo, questa situazione fa onore all'arbitro che è ritornato sui suoi passi e ha giustamente assegnato la rimessa alla formazione ospite che va al tiro con l'errore, la palla recuperata
da Scarponi, che non riesce però a evitare che il pallone fuoriuscisse dal campo, ed è stata fortunata in questa occasione l'Allianz San Severo, perché il pallone era arrivato nelle mani di Prete, che ha realizzato un canestro facile facile, ovviamente canestro non convalidato. Rodriguez, infrazione di passi, doppio saltello per il giocatore in maglia numero 33. 2 minuti e 20 secondi da giocare, 12 San Severo, 11 Monteroni. Attacco con Antonello Ricci ad organizzare l'azione di gioco. Scarponi si gira per il tiro, primo ferro anche per Scarponi, polveri bagnate per l'Allianz San Severo in questi 8 minuti di gioco dalla lunga distanza. Pianuale per Rodriguez, adesso è Ciri Bene in marcatura sul talentuoso playmaker di Monteroni. C'è il fallo di Ciri Bene sulla penetrazione del play ospite, si presenta in lunetta per due tiri liberi, e sono tiri liberi che effettua per il sorpasso. San Severo che ha speso il bonus dei falli, corto il primo e quindi il secondo, varrà il pareggio eventualmente realizzato. E c'è il pareggio a quota 12. Cambio per coach Manfreda. Esce Prete, entra in campo Alessandro Pinto. Rimessa di Marmugi per Ricci, lo attende Rodriguez. Per Ciribeni, marcatura uomo ancora per Monteroni. Cena, esce dal blocco Ricci, riceve il consegnato da Cena per Marmugi, che prova da tre, e Marmugi toglie la polvere dalla retina dove attacca San Severo. 15 a 12, 90 secondi da giocare. Ingrosso per Rodriguez, e anche Rodriguez realizza dalla lunga distanza, e quindi è ancora parità. Ricci per Scarponi, Ricci, ancora un cambio per coach Manfreda, è pronto Paiano. 7 secondi per questa azione sanseverese. Ricci vuole mettersi in proprio, va fino in fondo, va al tiro sbagliato, il rimbalzo è recuperato da Rodriguez, sfortunato in questa occasione Antonello Ricci, che deve recuperare la fase difensiva. Attacco di Monteroni ancora con Ianuale per Ingrosso, il neo entrato che subisce fallo. Alessandro Pinto, e ci saranno due tiri liberi per Monteroni, si tira per bonus. Esce Mocavero, che deve ritornare sui legni dopo la segnalazione del fallo prima dell'autorizzazione al cambio. Mocavero esce per l'ingresso in campo di Paiano, esce Ciribeni, ritorna in campo Di Marco, e Di Marco andrà a ricoprire il suo ruolo naturale di play, mentre Ricci si sposterà in quello di guardia. 3 per Scarponi, 4 Cena, 5 per Marmugi, i ruoli dei giocatori in campo. C'è sorpasso Monteroni con il primo tiro libero di Alessandro Pinto. Più 2, 42 secondi da giocare. Vantaggio meritato di Monteroni per quanto fatto vedere, soprattutto in fase difensiva in questa seconda parte del primo quarto. Sta creando non poche difficoltà le organizzazioni di gioco di San Severo la difesa di Monteroni. Adesso Scarponi deve andare al tiro da tre, sbagliato il rimbalzo di Rodriguez. 18 secondi ancora da giocare, passaggio lungo con Monteroni che intelligentemente si ferma, e a 8 secondi va a realizzare Rodriguez, massimo vantaggio più 4, 2 secondi. Di Marco va al tiro, realizza sul suono della sirena, accreditato il canestro a Mattias Di Marco, che dimezza il meno 4. San Severo che chiude con 2 punti da recuperare, 17 a 19 il primo quarto. Avvio positivo per la formazione sanseverese, secondo quarto
in cui ha prevalso la NPM. In vantaggio è il massimo vantaggio di più 4 per Monteroni, massimo vantaggio di San Severo di più 5 sul 10-5, 19-15 invece quello di dei giocatori di Stefano Manfreda. Subentrato a coach Lezzi dopo 3 giornate di campionato. San Severo che dopo questo match avrà 2 trasferte consecutive, sabato prossimo a Giulianova e tra 15 giorni ad Ortona, palazzetto di Ortona che ai tifosi storici della cestistica San Severo non può che far venire in mente quelle partite giocate in campo neutro, quell'inizio di stagione che poi culminò con la... il salto di categoria in Lega 2, 6 vittorie nelle 6 partite giocate in campo neutro a Ortona per la formazione anche allora allenata da coach Piero Cohen. Rientra in campo la Allianz Pazienza San Severo con Ricci, Cangi, Marmugi, Quarisa e Di Marco. Per Monteroni in campo Pinto, Paiano, Rodriguez, Ingrosso, Ianuale. Rimessa per la formazione di Monteroni, primo possesso sul salto a 2 che è stato di San Severo. Rodriguez, Gian Carlos Rodriguez, lui Ricci prova a sporcargli la palla, Rodriguez va in penetrazione, il fallo di Luca Marmugi, vediamo se verranno accreditati i 2 tiri liberi o soltanto rimessa, rimessa dal fondo per la formazione di Monteroni, il fallo a Marmugi, primo di squadra in questo secondo quarto per San Severo, attacco Monteroni, palla recuperata dalla difesa sanseverese ma c'è stata infrazione di passi in partenza per Ianuale. Sansevero che adesso può giocare per il pareggio o per il sorpasso, meno 2, 17-19. Rodriguez su Ricci, Quarisa, Ricci fino in fondo stoppato in maniera fallosa da Alessandro Pinto e ci saranno 2 tiri liberi per Antonello Ricci, primo fallo di squadra anche per Monteroni. Statistiche del primo tempo che hanno visto San Severo tirare con 6 su 8 da 2 e 1 su 9 da 3, soltanto il canestro di Luca Marmugi è entrato dai 6,75, 3 su 7 da 3 per Monteroni, da 2, 3 su 2. 3 punti di Marmugi, 6 punti per Quarisa, 4 punti per Ciribeni e 2 per Di Marco e Icanci nel primo quarto. Per Monteroni 2 di Ingrosso, 3 di Ianuale, 1 punto per Prete, 5 di Mocavero, 2 di Pinto e 6 di Rodriguez. 19 pari. Rodriguez che prova ancora a realizzare da 3 punti. 2 su 2 da 3 per Giancarlo Rodriguez. 19-22, più 3 per Monteroni, palla persa in attacco dall'Allianz San Severo. Monteroni che può provare ad allungare, potrebbe trovare il suo massimo vantaggio. E così è con il canestro di Ianuale. 19-24, 8 minuti e 43 da giocare, più 5 per Monteroni. C'è la tripla intanto di Marmugi che va al suo 2 su 2 dai 6,75. Spinge Rodriguez.
Rodriguez, non in maniera fallosa secondo la coppia arbitrale. Prova la conclusione, trova il canestro Paiano. 22-26, più 4 per l'AMD Discount. Guarisa, Di Marco, Marmugi non vuole il tiro da 3, va a schiacciare, un assist per Guarisa, la palla è intercettata dalla difesa. Rodriguez finta il tiro, lo fa in una seconda occasione, sbagliato il rimbalzo di Marmugi per Di Marco. Icangi non vuole il tiro da 3 neanche in questa occasione, va a scaricare per Guarisa, c'è il fallo di Alessandro Paiano e Andrea Guarisa, Andrea Lunetta per due tiri liberi. Due tiri liberi sul 22-26, due falli di squadra per San Severo, altrettanti per Monteroni, 7 minuti e 39 da giocare, sta per rientrare in campo Manuele Mocavero, 9 minuti e 1 secondo in campo nel primo quarto, 1 su 3 da 2, 1 su 3 da 3 per Mocavero, con 5 rimbalzi, il miglior rimbalzista del match fino ad ora, mentre in questo girone è il signore in maglia numero 11 inquadrato adesso ai tiri liberi, il miglior rimbalzista in assoluto. Sbaglia il primo tiro libero dopo il 2 su 2 in precedenza di Ciribene nel corso del primo quarto e poi di Ricci all'inizio del secondo quarto. 1 su 2 per Guarisa, 5 su 6 in totale per San Severo, tiri liberi 4 su 6 per Monteroni fino ad ora. 23-26, 7 minuti e 33. Rodriguez per ingrosso, Mocavero apre per il tiro ancora, questa volta però sbagliato da Paiano. Ricci, Guarisa, va a realizzare Guarisa con un pizzico di fortuna, il pallone che ha rimbalzato per 3 volte sul ferro. Si lamenta Di Marco ancora per un contatto con Rodriguez che poi va a sbattere sui canci, va ad aprire per Pinto che realizza. 25-29, di nuovo più 4 per Monteroni. Guarisa ancora a vedersela con Mocavero, Di Marco, arresto e tiro, sbagliato il rimbalzo di Icangi che subisce fallo. Lunetta per Iris Icangi, vediamo se il fallo viene addebitato a Mocavero, in effetti così è, il giocatore in maglia numero 15, secondo fallo, quello speso su Iris Icangi. Terzo di squadra per Monteroni, due di squadra per San Severo fino ad ora. Icangi è pronto dalla lunetta, è il primo viaggio ai tiri a cronometro fermo per Iris Icangi, due punti nel primo quarto per lui. C'è il secondo, dopo l'errore al primo. 26-29, 6 minuti e 30 secondi da giocare al Palacastellana di San Severo. Attacco Monteroni, c'è il tiro dalla lunga distanza, probabilmente con un passetto di troppo da parte di Federico Ingrosso per uscire dall'arco dei 6,75. Poi c'è il fallo di Marmugi nel tentativo di recuperare il rimbalzo e contenderlo a Mocavero, che probabilmente lo va a rincuorare proprio per rassicurarlo del contatto che ha costretto la coppia arbitrale a fischiare la penalità personale. L'errore di Rodriguez, il rimbalzo di Guarisa. Marmugi fa saltare un avversario, va al tiro da 3, sbagliato, il rimbalzo è di Icangi che lo strappa a Guarisa. Di Marco apre per Marmugi, 5 secondi, dentro per Guarisa che va al tiro a tabella, il rimbalzo è recuperato da Rodriguez. 26-29, attacco MD Discount. Mocavero non salta Guarisa e in effetti
fa segno in maniera eloquente che non è d'accordo con la coppia arbitrale. Ci permettiamo di dissentire su questo fischio. Raramente giudichiamo i fischi delle coppie arbitrali, ma Quarisa era evidentemente fermo, così come sta facendo adesso, come sta mimando adesso verso il secondo arbitro Di Martino, proprio per evitare di incorrere nel fallo personale che poi è giunto comunque. Intanto Mocavero sbaglia il primo tiro libero, 26-29, mette a segno il secondo, più 4 MD discount. Di Marco, Rodriguez su di lui, quasi gli ruba palla, l'ultimo tocco è di Di Marco che si lamenta di un contatto vietato al braccio sinistro. Palla accreditata ai giocatori di Monteroni per Ingrosso, che va a realizzare, e c'è time out chiesto da coach Piero Cohen sul 26-33 più 7 Monteroni. Minuti e 19 secondi da giocare, 26 San Severo, 33 Monteroni, 10 punti nei primi 5 minuti di gioco per la formazione di coach Piero Cohen, 7 nei secondi e 9 nei terzi 5 minuti. Per Monteroni 9 al quinto, 19 al decimo e 33 al quindicesimo, 14 punti in meno di 5 minuti di gioco per la MD Discount Quarta Caffè, che ha comunque tenuto a riposo anche Emanuele Mocavero, poi subentrato a seconda frazione già iniziata. Si riparte con il possesso di palla per San Severo, 5 minuti e 18, 26-33. Di Marco supera la metà campo, cambia con Marmugi, Ciribeni è pronto a rientrare, Ivan Scarponi, Marmugi prova da tre, non c'è il rimbalzo di Kanji che va al tiro e realizza. Meno 5 San Severo. Rodriguez su di lui, Di Marco va al tiro e realizza, Gian Carlos Rodriguez. Di Marco apre per Ciribeni che prende la mira, sbaglia, il rimbalzo è di Marmugi, ma c'è palla contesa, la freccia premia San Severo. Pronto a rientrare Ivan Scarponi per l'Allianz e Gianmarco Ianuale al posto di Ingrosso per la MD Discount. Scarponi al posto di Canci. Rimessa per la Allianz, se ne incarica Mattias Di Marco. 28-35, San Severo ha speso il bonus dei falli, ancora tre falli di squadra invece per Monteroni, 4 minuti e 32 secondi da giocare. Attacco San Severo, Scarponi apre per Ciribeni, Di Marco, Scarponi, non è valido, non è valido questo canestro di Scarponi, giustamente la coppia arbitrale annulla la conclusione del capitano sanseverese, fischio del scadere dei secondi a disposizione per l'attacco sanseverese che è giunto ben prima del tiro di Scarponi. L'errore della MD con il rimbalzo di Quarisa per Di Marco,
Fugge il pallone a Di Marco, colpisce involontariamente al volto Ianuale, il fallo di Ivan Scarponi. 28-35, non è ancora entrata in partita l'Allianz San Severo. Esce Marmugi, ritorna in campo Icangi. 3 minuti e 56 da giocare, 28-35. Rodriguez è pronto per due tiri liberi, si tira per bonus. Il fallo su Rodriguez non era in fase di tiro. Con un pizzico di fortuna mette a segno il primo. 28-36, più 8 per la formazione ospite. Sbaglia il secondo, il rimbalzo di Quarisa per Di Marco. Icangi, c'è il fallo, anzi infrazione di passi, mano aperta per il primo arbitro sul fischio arbitrale, quindi ad indicare infrazione. Passi in partenza per la Allianz San Severo, a dimostrazione che la formazione di coach Piero Cohen è ancora negli spogliatoi. Icangi, Ciribene. Per Icangi, ne fa saltare un paio, arresta il tiro, sbagliato il rimbalzo, è della MD Discount, palla recuperata da Di Marco, antisportivo di Gianmarco Ianuale. Non tanto per gli effetti quanto per la clamorosa, il clamoroso contatto su Di Marco, che è Andrea Lunetta, per due tiri liberi più possesso di palla. Pronto a rientrare in grosso per Monteroni. C'è una sorta di time out autogestito dei giocatori di Monteroni prima di questi due tiri liberi di Di Marco. È uscito Alessandro Pinto e ci assegna il primo tiro libero Mattias Di Marco. 29-36, 10 punti in 7 minuti, poco meno di gioco per l'Allianz. 19 invece quelli realizzati da Monteroni. Entrambe le formazioni che hanno speso il bonus. 3 minuti e 20 secondi da giocare. Icangi per Di Marco. Ciribene, Scarponi, Quarisa. Apre per Ciribene, Icangi, Di Marco, Scarponi da 3 dall'angolo. Non c'è il tentativo di Ivan Scarponi. E va la realizzazione di Leonardo Ciribene, 32-36, più 4 Monteroni. E Ciribene recupera palla, la ruba a Rodriguez, fallo di Rodriguez su Ciribene che andrà in lunetta. Doppia ingenuità per il play di Monteroni, probabilmente stanco di questi 18 minuti in campo. E in effetti entra Matteo Martina proprio a sostituire Giancarlos Rodriguez. Due tiri liberi per Leonardo Ciribene. C'è il primo, 33-36, un solo possesso di distacco tra le due squadre. Più 3 MD Discount, quarta caffè. 34-36, 2 minuti e 49 da giocare. Porta palla Matteo Martina, giovanissimo. Scarica per Ianuale. C'è il fallo in attacco di, anzi no, il fallo a Icangi su Mocavero. Dovrebbe essere il terzo fallo per Iris Icangi. Manuele Mocavero è pronto in lunetta per due tiri liberi. Esce Icangi, rientra in campo Marmugi. 2 minuti e 34 da giocare. Mette a segno il primo tiro libero.
Mocavero che può allungare a due possessi il distacco di vantaggio per la sua squadra, così come in effetti dopo il secondo tiro libero realizzato da Mocavero. 2 minuti e 27, 34 a 38 Di Marco, Marmugi, Ciribeni, 9 secondi. Ciribeni va fino in fondo ma è fermato dalla mano di Paiano. In grosso, palla sporcata da Di Marco, rimessa laterale proprio davanti alla panchina di competenza di coach Manfreda per la MD Discount Quarta Caffè Monteroni. Due piazze storiche della pallacanestro pugliese che si incontrano dopo diversi anni. L'ultimo confronto in Serie C. Palla sporcata da Scarponi, 7 secondi da giocare, 1 minuto e 54 in totale, 7 quelli a disposizione per la MD Discount, 34 a 38, 114 secondi. In questo finale di secondo quarto in cui sta prevalendo ancora Monteroni, Sansevero dopo un avvio prepotente è calata nettamente. La palla per il tiro realizzato da Paiano, 34 a 40, 100 secondi. Di Marco per Scarponi, arresta il tiro dalla media, realizza Ivan Scarponi, 36 a 40 più 4 per la formazione in attacco. La stoppata di Scarponi su Mocavero, 3 tiri liberi e Scarponi va a protestare sul secondo arbitro. 3 tiri liberi per Manuele Mocavero. In lunetta per l'eventuale rimbalzo Marmugi e Quarisa per Sansevero, Paiano e Ianuale per la MD. 83 secondi da giocare, mette a segno il secondo tiro libero Manuele Mocavero, che ne ha un terzo ancora a disposizione. 25 punti realizzati in questo quarto e diventano 26 in 8 minuti e 38 secondi di gioco. Tantissimi per Monteroni, soprattutto se si considera che la formazione sanseverese è considerata dalle statistiche e messa tra le migliori difese di questo girone. Scarponi da 3, corto, il rimbalzo è recuperato da Mocavero, serve subito in grosso per Mocavero che va in terzo tempo e realizza in scioltezza. Si distende la MD Discount. Di Marco subisce fallo da Matteo Martina. Di Marco andrà in lunetta per 2 tiri liberi, 47 secondi da giocare. Alle soglie della doppia cifra il vantaggio per Monteroni, prima di questo tiro libero realizzato da Di Marco. Mette a segno anche il secondo, 38 a 45. Martina per ingrosso, palla alta non controllabile da Mocavero da parte di Ianuale. C'è sospensione ancora in questo finale di frazione, time out chiesto da coach Piero Cohen che vuole organizzare questa fase finale che ricomincerà con l'attacco sanseverese. Mancano 34 secondi prima del riposo lungo
Sansevero ha 7 punti da recuperare, aveva avuto anche il meno 9. Vantaggio meritato da Monteroni per quanto visto soprattutto nella fase mediana del secondo quarto. I due arbitri che sollecitano l'ingresso in campo dei due quintetti. Qualche istante ancora prima di dar vita a questi ultimi 34 secondi e poco più di gioco della seconda frazione. 38 Allianz Pazienza Assicurazioni Cestistica San Severo, 45 MD Discount Quarta Caffè, nuova pallacanestro Monteroni. Monteroni che è in campo con ingrosso Ianuale, Mocavero, Paiano e Martina. San Severo con Ciribeni, Di Marco, Quarisa, Marmugi, Scarponi. Si riprenderà con la rimessa dal fondo per San Severo. Ciribeni per Di Marco. Il blocco di Quarisa apre per Scarponi, che va al tiro sbagliato, il rimbalzo di Martina. Può gestire il pallone fino in fondo la formazione salentina. 38-45, 8 secondi da giocare. In grosso per la tripla finale non realizzata da Matteo Martina. 46 centesimi da giocare, rimessa a favore di Monteroni. E adesso il time out lo chiama Stefano Manfreda, ne aveva l'ultimo a disposizione, lo sfrutta per questo finale in cui ci sarà rimessa a favore di un giocatore che uscirà da un blocco per il tiro velocissimo. Una situazione simile vissuta da San Severo nella finale di Coppa Italia dell'anno scorso con Scauri, quando con 40 centesimi da giocare coach Piero Cohen disegnò una rimessa per Antonello Ricci che andò al tiro dalla lunga distanza e il pallone si fermò sul primo ferro con due punti da recuperare. Poi quei due punti furono decisivi per la vittoria della Coppa Italia per la formazione laziale. Questa volta però la Allianz deve disegnare la fase difensiva in questo finale. Rimessa dal fondo, 38-45. Rodriguez alla rimessa, ovviamente marcature a uomo, non riesce il servizio alto per Ianuale. Finisce qui sul 38-45 con le due formazioni che guadagnano i rispettivi spogliatoi. San Severo prevale ai rimbalzi ma spreca tutto al tiro, può essere questo il riassunto del primo tempo. Ai rimbalzi San Severo ne ha recuperati 16, di cui 7 in attacco contro i 13 recuperati da conquistati dalla MD Discount Monteroni. Però poi al tiro la formazione ospite è andata nettamente meglio della formazione di casa, soprattutto dalla lunga distanza. Per San Severo soltanto 2 su 15 i due canestri di Marmugi, 2 su 4 per lui, mentre Monteroni 6 su 15, 4 canestri in più dalla lunga distanza sono quelli che evidentemente per il momento sono decisivi a favore della formazione di coach Stefano Manfreda. I realizzatori Marmugi 6 punti appunto con il suo 2 su 4 dalla lunga distanza, 2 punti di Ricci, 9 punti per Quarisa, 2 punti per Scarponi, 8 per Ciribeni, 6 per Di Marco e 5 per Icanci. Per la formazione di Monteroni in grosso 5 punti, 4 punti per Paiano, 5 punti per Ianuale, 1 punto per Prete, 13 per Mocavero, 5 per Pinto e 12 punti per Rodriguez. Dalla lunga distanza c'è uno 0 su 4 di Scarponi che grida vendetta, ma siamo
certi che Scarponi si riscatterà in questa seconda parte del match, cosa che evidentemente non si augurano i tifosi di Fede Monteronese. In campo le formazioni Allianz con Icanci, Ciribeni, Quarisa, Ricci e Di Marco. Monteroni che torna sul parquet con Ianuale, Mocavero, Rodriguez, Ingrosso. Rimessa per Monteroni. Se ne incarica Ingrosso e comincia la terza frazione di gioco. Si riparte dal 38 a 45, cade, perde il possesso di palla in apertura Monteroni, ma poi Ciribeni va a correggere il tiro di Di Marco che era stato lesso a recuperare la palla persa da Matteo Martina. 40-45, Ciribeni in marcatura su Ingrosso mentre Di Marco è su Martina. Rodriguez che va al tiro, sbagliato, rimbalzo di Ciribeni per Icanci, si ferma Icanci, Di Marco va a sfidare Martina, subisce fallo non accreditato, il canestro a Mattias Di Marco. Si rimetterà dalla fase, dalla linea lunga del campo davanti alla panchina di coach Manfreda. Di Marco in palleggio, ancora Di Marco che sfrutta il blocco di Quarisa, Icanci la finta e poi il servizio per Quarisa che va al tiro sbagliato, il rimbalzo di Mocavero. 5 punti da recuperare per San Severo. Gian Carlos Rodriguez, Manuele Mocavero, Matteo Martina. Mocavero da 3 punti va a realizzare, torna più 8. Monteroni è pronto a rientrare in campo, Luca Marmugi, Ciribeni, prova da 3 che va a rispondere alla tripla di Mocavero. 16 punti per il lungo di Monteroni. Martina fino in fondo va a realizzare, non arriva il raddoppio. Ricci va al tiro sbagliato, l'ultimo tocco è di un giocatore di Monteroni, Ianuale per la precisione, e San Severo che resta in attacco con 14 secondi da giocare. Ma dopo il cambio esce Quarisa ed entra in campo Luca Marmugi. 6 punti per Marmugi, 9 punti per Quarisa, 7 rimbalzi per lui. Ciribeni molto vicino alla doppia cifra, alla doppia doppia, e stava per essere fortunato Marmugi, poi beffato dal pallone nel recupero, va poi a spendere il fallo su Mocavero. Cohen si lamenta con i suoi giocatori per non essere rientrati dopo il tiro di Marmugi, e Mocavero è stato lestissimo a farsi trovare pronto dall'altra parte del campo a ricevere, a realizzare, subire fallo e mettere a segno anche il tiro libero supplementare. Doppia cifra di vantaggio per Monteroni, 43-53. Ricci da 3 punti realizza la prima tripla di Ricci sul primo tentativo per l'ex giocatore di Teramo, Napoli, Reggio Calabria. Rodriguez, si fa sentire il pubblico del Pala Castellana. Rodriguez va al tiro sbagliato, ma il rimbalzo lungo e di Ingrosso, resta in attacco Monteroni, e Mocavero che va al tiro e realizza. Più 9 per Monteroni, si riscalda Enzo Cena. Antonello Ricci, Rodriguez su Ricci, propone il blocco Marmugi,
Eccolo Marmucci che riceve da tre punti, realizza anche Marmucci lì da dove aveva colpito Ricci in precedenza, 49-55, e adesso il Pala Castellana è una bolgia. Attacco Monteroni, Rodriguez perde il controllo del pallone, poi lo ritrova ancora Rodriguez per Mocavero, va al tiro Mocavero, sbagliato, ma è Fortunato, chiede scusa Mocavero per questo pizzico di fortuna, baciato Mocavero dalla fortuna in questa fase, 49-58, i Canci. Può andare fino in fondo, apre per Marmucci, mette il pallone a terra Marmucci, Di Marco da tre, sbaglia il rimbalzo di Rodriguez con il tagliafuori di Mocavero sui Canci, 49-58. Chiama lo schema Giancarlo Rodriguez. Dall'angolo è dimenticato da tutta la squadra Ingrosso, che però non ringrazia adeguatamente. I Canci, va al tiro, realizza, servito al bacio da Mattias Di Marco, 51-58, 7 punti di vantaggio per Monteroni, il taglio di Rodriguez, servito da Mocavero, si scambiano i ruoli, Mocavero a dare assist per Rodriguez, di solito è il contrario. I Canci, si gira i Canci, si gira ancora, appoggia e realizza Iris i Canci, 53-60, ancora 7 punti di vantaggio per la MD Discount. Rodriguez per Ingrosso, può pensare al tiro, poi va a servire Rodriguez, Matteo Martina che sbaglia, Scarponi, Ricci, Scarponi, ma capisce tutto Federico Ingrosso, rientra in campo Ciribene, 53-60, 4 minuti e 50 da giocare. Martina, servizio sotto per il doppio errore di Januave, poi l'ultimo tocco è di Mocavero che aveva in precedenza dato una manata in maniera involontaria a Mattias Di Marco. Esce Ricci, ritorna in campo Ciribene, la rimessa dal fondo di Canci per Di Marco, 4 minuti e 34, 53-60, Iris Canci, Di Marco, il palleggio di Di Marco, apre per Ciribene, la finta, ma poi va fino in fondo, palla sporcata e rimessa dal fondo per Sansevero. Aveva fintato il passaggio per Scarponi, Ciribene prima di volarsi in contropiede, decisivo l'intervento, poi c'è il canestro di Canci sulla rimessa di Di Marco, di Canci subisce fallo e Andrea Lunetta anche per il tiro libero supplementare, secondo fallo di squadra per Monteroni, un fallo di squadra per Sansevero in questi primi 5 minuti e 40 secondi di gioco, 55-60, 5 punti di vantaggio per Monteroni. I Canci, Lunetta, non c'è il tiro libero supplementare, invasione per Iris Canci nel tentativo di andare a recuperare il suo stesso tiro sbagliato, il pallone deve prima toccare il ferro prima che i giocatori possano entrare nel pitturato. Entra Pinto, esce Martina, rimessa per Rodriguez curata da Ingrosso, Ciribene in marcatura individuale su Giancarlo Rodriguez, palla per Januale, poi Pinto che commette infrazione di passi, rimproverato da Rodriguez, cambio, esce Mocavero, rientra in campo Alessandro Paiano, 10 minuti e 58 secondi in campo nel corso del primo tempo, il giocatore più utilizzato nei primi 10 minuti di gioco
è stato in grosso con 18 minuti e 27 secondi. Realizza i canci, meno 3 per San Severo. Sta compiendo uno sforzo immane l'Allianz per recuperare il divario che era arrivato anche a meno 10. Fallo in attacco di Alessandro Paiano. Secondo fallo personale per Paiano. San Severo che adesso gioca per il pareggio. Se dovesse arrivare la conclusione positiva dalla lunga distanza, rimessa di Gianci. Ancora marcatura uomo in difesa per coach Manfreda. Scarponi, Di Marco, apre per Marmugi, fa saltare un avversario. Marmugi va al tiro dalla media, realizza, meno uno. Rodriguez, 3 minuti e 08, 59 MD discount, 60 San Severo, 22-14 il parziale in questa terza frazione. Di Marco per i canci che sbaglia, gran bel servizio di Mattias Di Marco per i canci che sbaglia il canestro del sorpasso, e poi San Severo che viene punita da Ianuale, più 4 per la MD discount. Scarponi per Ciribeni, Ciribeni prende la linea, va al tiro e realizza. Nonostante il raddoppio, Ianuale Rodriguez, 61-63. Ciribeni in marcatura su Rodriguez. Scarponi su Ingrosso, Di Marco su Pinto. Tiro sbagliato e c'è il rimbalzo recuperato da Di Marco per Ciribeni. Di Marco ribalta per Scarponi, la tripla di Scarponi per il sorpasso San Severo, più 1 Allianz, 1 minuto e 44 da giocare, 64-63. E coach Manfreda chiama il primo time out del secondo tempo. Questi gli applausi del pubblico del Palacastellano. Da meno 10 a più 1 per San Severo in pochi minuti. E coach Manfreda è stato costretto a chiamare sospensione per riorganizzare la difesa della sua squadra. Tra il primo e il secondo tempo l'Allianz San Severo ha ospitato Don Nico D'Amicis dell'epicentro giovanile di San Severo per ringraziarlo l'iniziativa sveglia di San Severo, quella a cui ha aderito. La parte buona San Severo, e nella parte buona ci sono state tutte le società sportive. Oltre alla gestistica vi ha aderito anche il San Severo Calcio, l'Intrepida Volley, pallavolo femminile, la Virtus Volley per la pallavolo maschile. Ce ne scusiamo per aver dimenticato qualche altra società, ma c'era tantissima gente, per esempio giovedì scorso nella marcia dall'epicentro giovanile. Pareggio a quota 64 con il primo tiro libero di Rodriguez, 1 minuto e 27 da giocare. Può tornare in vantaggio Monteroni e lo fa con il percorso netto di Rodriguez dalla lunetta, 4 su 6 per lui. A cronometro fermo Scarponi, Di Marco, Scarponi ancora, prova da 3, secondo ferro,
il rimbalzo è di Paiano. 66 secondi da giocare. Rodriguez, il servizio per ingrosso, la palla recuperata da Cilibeni, c'è il fallo subito da Mocavero. Quarto fallo di squadra per Monteroni, terzo personale per Mocavero, e questa non è proprio una buona notizia per Stefano Manfreda. Di Marco vuole il blocco di Tuarisa, di Marmugi. Di Marco ancora, va al tiro Di Marco, cortissimo, si sono incartati un po' Marmugi e Di Marco, con Piero Cohen che chiedeva di ribaltare sul lato debole. Più uno, Monteroni che può allungare, il palleggio in grosso per Rodriguez, raddoppiato Rodriguez, il palo di Ciribeni. 11 secondi ancora a disposizione per questa azione della MD Discount, che diventeranno 14. Secondo fallo personale per Leonardo Ciribeni, 29 secondi da giocare, ne avrà più di 15 eventualmente l'Allianz per la replica in questo finale di terzo quarto. In palleggio in grosso, 9 secondi ancora a disposizione per la MD, prova dall'angolo, fallito il rimbalzo però e di Paiano che subisce fallo, e ci saranno due tiri liberi per il giocatore di Monteroni in maglia numero 5, già pronto all'altezza della lunetta. 15 secondi al termine del terzo quarto, 6-4, 6-5, Paiano in lunetta, mette a segno il primo. Percorso netto anche per Paiano a cronometro fermo, 64-67. Mattias Di Marco per questi ultimi 10 secondi di gioco. Marmugi prova da 3, c'è la tripla del pareggio di Luca Marmugi. Al tiro sul suono della sirena, in grosso, si ricomincerà il quarto finale dalla parità al Pala Castellana, nona giornata di campionato. Allianz San Severo e MD Discount Quarta Caffè Monteroni che stanno onorando questo derby pugliese d'alta classifica del terzo campionato nazionale. Monteroni che ha iniziato benissimo la stagione, poi è calata dopo 3 vittorie consecutive. Sono giunte 2 vittorie e 3 sconfitte. San Severo che ha vinto le prime 2, ha perso le 2 successive, quella a Senigallia e poi in casa con la poderosa Montegranaro, e poi ha inanellato 4 vittorie consecutive e, come dicevamo in apertura di cronaca, gioca per la quinta, mentre Monteroni gioca per riscattare la sconfitta di domenica scorsa subita dall'Amatori Pescara. Rientrano in campo le due formazioni, lo fa già Monteroni con Mocavero, Paiano, Pinto, ritorna in campo Alessandro Pinto, in grosso Paiano, Pinto, Mocavero, e vedremo chi sarà il quinto giocatore. E Rodriguez che si alza dalla panchina all'ultimo istante. Possesso di palla per San Severo che è in campo con Scarponi, Quarisa, Ciribeni, Marmugi e Di Marco. Capitan Scarponi alla rimessa a metà campo per Mattias Di Marco, Rodriguez su di lui,
Scarponi, il blocco di Quarisa per Scarponi, l'apertura per Marmugi, subisce fallo, il primo fallo del quarto periodo, quello fischiato ad Alessandro Paiano, il terzo fallo personale per Paiano, rimessa laterale di cui se ne incarica Leonardo Ciribeni, 67 pari. Di Marco, Ciribeni, ferma il palleggio, Quarisa, Di Marco, Ciribeni ancora, va da Marmugi che apre per Scarponi, schegge il cerchio Scarponi, subisce il fallo sul rimbalzo recuperato Marmugi, Scarponi che aveva tirato proprio un filino prima del suono della sirena, il rimbalzo recuperato da Marmugi che ha subito fallo, resta in attacco l'Allianz San Severo che andrà in lunetta proprio con il giocatore in maglia numero 2. Entra in campo Ianuale al posto di Paiano. Ciribeni in doppia cifra per l'Allianz San Severo con 15 punti, seguito dai Canci con 13 punti, 24 punti per Mocavero, 7 rimbalzi per lui, mentre Quarisa 9 punti e 7 rimbalzi. Vantaggio San Severo che torna avanti dopo un lungo periodo. Dopo 24 minuti torna in vantaggio la Allianz, 69 a 67, il secondo fallo di Andrea Quarisa, in lunetta Rodriguez per due tiri liberi, 4 su 6 per lui dalla lunetta, 16 punti totali per Rodriguez, diventano 17, 3 su 5 da 2, 2 su 7 da 3 e 5 su 8 dalla lunetta, ma il rimbalzo è recuperato da Paiano, resta in attacco Monteroni, in grosso va il tiro sbagliato, il rimbalzo di Quarisa che subisce il fallo da Alessandro Pinto, 5 punti di Pinto fino ad ora. Terzo fallo di squadra per Monteroni, 69 a 68, un punto di vantaggio per San Severo che è in possesso di palla e può provare ad allungare, massimo vantaggio San Severo sull'8 a 3, mentre il massimo vantaggio di Monteroni è stato sul 53 a 43. Il tiro sbagliato di Quarisi che andrà in lunetta per due tiri liberi, subito fallo Andrea Quarisa, il secondo fallo consecutivo che subisce questa volta in fase di attacco, e quindi sul tiro andrà ai tiri liberi. Ha già speso 4 falli di squadra Monteroni in 1 minuto e 16 secondi di gioco. Se non è un record, poco ci manca, e per 8 minuti e 44 secondi San Severo in possesso di palla per ogni fallo subito, andrà in lunetta per due tiri liberi, indipendentemente se il fallo sarà subito da, in azione di tiro o meno. C'è il primo tiro libero per Quarisa, più 2 Allianz San Severo. Due su 4 dalla lunetta per Andrea Quarisa. Il rimbalzo recuperato da Paiano per Rodriguez. Più 2 San Severo, 70-68. Giancarlos Rodriguez subito in post per Ianuale, che riceve ancora, va al tiro dalla lunga distanza. Sbagliato il tiro di Gianmarco Ianuale. 2 su 4 per lui. Marmugi dentro per Quarisa, alto basso per Di Marco. Ciribeni prova da 3 dall'angolo, non c'è, il rimbalzo e di Paiano. Rodriguez, 8 minuti e 4 secondi. Ciribeni su di lui in marcatura. Attacco ancora con il possesso di palla di Ingrosso. 5 secondi dall'angolo. Rodriguez fa saltare Di Marco.
poi il tiro sbagliato per il rimbalzo di Marmucci, Di Marco. Ciribeni non se la sente di andare al tiro, Marmucci fa saltare Rodriguez, poi serve Ciribeni tutto solo, non perdona Leonardo Ciribeni, 2 su 5 da 3 per Ciribeni. 73 a 68, Sansevero torna al suo massimo vantaggio. Pinto per Ianuale, si alza il tiro Ianuale, corto il rimbalzo di Quarisa per Di Marco. Pronto a rientrare i canci per l'Allianz. Ciribeni, Marmucci, probabilmente proprio al posto di Marmucci. Quarisa in palleggio, Di Marco, Ciribeni, va fino in fondo ad appoggiare a tabella, è la correzione di Andrea Quarisa. ...75 a 68, più 7 Sansevero, massimo vantaggio nel match. Rodriguez, ma subisce fallo da Di Marco, secondo fallo di squadra per Sansevero nel quarto. Ritorna Mocavero al posto di Paiano, esce Marmucci, entra Icanci. 7 giocatori utilizzati da Manfreda, non sono entrati in campo Stefanizzi, Lorenzo e Calasso, non sono entrati in campo per l'Allianz Caiafa e Vita Nostra. Con Cena che ha giocato solo 7 minuti e 40 secondi. Rodriguez vuole il pallone sul lato debole, ma non lo vede in grosso. Rodriguez sbaglia. Ciribeni apre per Di Marco, ne fa saltare un paio. Icanci, Di Marco, ribalta per Ciribeni, la tripla di Ciribeni che concede il bis dall'altra parte del campo. E adesso è Sansevero più 10. Eguaglia il massimo vantaggio di Monteroni, la formazione di coach Piero Cone, palla recuperata per un attimo da Ciribeni. Resta in attacco Monteroni con Pinto. L'apertura per ingrosso, si alza il tiro ingrosso sul suono della sirena con poca parabola, ha ragione e realizza il 71esimo punto. Chiama time out Manfreda, alla prossima occasione. Di Marco va fino in fondo, Mattias Di Marco, l'errore. 71 a 78, ultimi 5 minuti di gioco. Di Marco recupera il pallone, Icanci si ferma e attende intelligentemente l'arrivo dei compagni di squadra. Un 2 contro 3 che non poteva concretizzarsi e Iris Icanci serve Di Marco. Azione ragionata per l'Allianz. Scarponi prova da 3, Scarponi, secondo ferro, l'ultimo tocco di un giocatore della MD Discount sul controllo di Andrea Quarisa. C'è time out di Stefano Manfreda, secondo time out per la MD Discount sul 71 a 78. Sette punti di vantaggio per la formazione sanseverese, con le due squadre che hanno iniziato il quarto finale dalla parità a quota 67, mentre Monteroni ha chiuso in vantaggio sia la prima che la seconda frazione, 17-19 al termine dei primi 10 minuti di gioco, 38-45 prima del riposo lungo. Sansevero che ha recuperato gran parte del divario nella seconda parte della terza frazione. Meno 7 ha iniziato nel terzo quarto, meno 7 al 25esimo minuto di gioco sul 53 a 60, e poi parità a quota 67. E adesso l'11 a 4 per
Ciribeni e compagni. Due triple di Leonardo Ciribeni, il castigatore di Vasto domenica scorsa. L'ex giocatore di Montegranaro. Rimessa per Di Marco, 14 secondi da giocare. Guarisa va da Scarponi, palleggio Scarponi, apre per Di Marco, da tre Mattias Di Marco, la tripla anche per Di Marco e Sansevero torna a più 10. 4 minuti e 22 da giocare. Rodriguez dentro per Mocavero, che serve Ianuale per il canestro a tabella. Tre falli di squadra per Sansevero. Di Marco, Scarponi per un attimo pensa al tiro e poi serve i canci, palla sporcata da Rodriguez. Sarebbe stato un assist stile Di Marco di Scarponi per i canci. 12 secondi da giocare. Rimessa lunga per Ciribeni. Guarisa, Scarponi, da tre Ivan Scarponi, è corto il rimbalzo e di Icangi in collaborazione con Di Marco. Un palleggio Ciribeni, Di Marco, l'apertura per Icangi con la difesa che è collassata nel pitturato. Icangi che ha tirato, ha sbagliato il rimbalzo di Rodriguez che si presenta davanti alla difesa schierata di Sansevero, poi Mocavero che va al tiro sbagliato, ma il rimbalzo è dello stesso Mocavero che subisce fallo. Fallo addebitato da Nicola Tammaro, il primo arbitro che dirige insieme a Vincenzo Di Martino. Rimessa dal fondo per Monteroni e non riesce questo servizio a favore di Alessandro Pinto. Infrazione di campo. 81 a 73 più 8 Sansevero, 3 minuti e 24 da giocare. È pronto Leonardo Ciribeni alla rimessa per Di Marco. Chiama lo schema Di Marco. Ciribeni, Di Marco ancora, i canci. Non riceve in lunetta Guarisa che va a proporre il blocco. Ciribeni fa saltare un avversario, arresta il tiro per Leonardo Ciribeni, il rimbalzo di Icangi che esce fuori, vuole ricostruire, lo fa attraverso Ciribeni e Di Marco. 3 minuti da giocare, 8 secondi a disposizione per l'Allianz. Di Marco, Icangi apre per Di Marco, un secondo da giocare sul suono della serie. Mattias Di Marco, torna più 10 l'Allianz. Ciribeni su Rodriguez, c'è il fallo di Leonardo Ciribeni che nello scivolamento ha allungato il braccio, quinto fallo per Leonardo Ciribeni, che evidentemente non era informato di essere gravato di quattro falli. Deve abbandonare il campo anzitempo Leonardo Ciribeni. Rodriguez mette a segno il primo tiro libero, 83 a 74, torna sotto la doppia cifra il distacco a favore di Sansevero questa volta. 2 su 2, ancora percorso netto per Rodriguez a cronometro fermo. 2 minuti e 40, Ricci che è subentrato a Ciribeni. 17 minuti e 39 secondi in campo per Antonello Ricci, eccolo ancora per Scarponi, ribalta per Di Marco. Da tre Mattias Di Marco, primo ferro, il rimbalzo di Icangi che subisce fallo. Andrea Lunetta con due tiri liberi. Il fallo subito da Iris Icangi che ha fatto valere il suo atletismo e le sue lunghissime leve. Fallo subito da Federico Ingrosso. Le due formazioni che hanno già speso il bonus dei falli. 2 minuti e 23 secondi da giocare, 83 Sansevero, 75 Monteroni. Sbaglia il primo tiro libero Iris Icangi, 1 su 4 dalla lunetta per lui. Mette a segno il secondo, 84 a 75. Ricci a tutto campo su Rodriguez.
palla per Januale, un fallo fischiato dal secondo arbitro, vediamo la segnalazione al tavolo degli ufficiali di campo e Antonello Ricci su Rodriguez che è in lunetta per due tiri liberi. Terzo fallo personale per Antonello Ricci, 2 minuti e 13 secondi da giocare, ancora Rodriguez in lunetta, ancora a bruciare la retina, 84 a 76, e ancora 2 su 2 per lui, 8-4-7-7. Pronto a rientrare Luca Marmugi. Scarponi scambia con Di Marco, Icangi, Ricci. Difesa a zona per Monteroni con Rodriguez che si dimentica della posizione di Di Marco nell'angolo, che colpisce e punisce la difesa della MD Discount. Torna di nuovo a più 10 la formazione sanseverese. Rodriguez raddoppiato, ferma il palleggio, serve in grosso, preciso in grosso, non prende il blocco, va fino in fondo, appoggia a tabella, il rimbalzo di Di Marco, guarda un po' i compagni di squadra, serve Ricci, 1 minuto e 25, abbassa i ritmi di gioco l'Allianz San Severo. Icangi Ricci, Allianz che vorrà sfruttare evidentemente fino alla fine i 24 secondi a disposizione. Icangi sul suono della sirena è costretto a tirare Andrea Quarisa subito per Mocavero, ma Quarisa sporca il servizio e rimanda la MD Discount alla rimessa dal fondo. Un minuto tondo tondo al termine del match, 10 punti di vantaggio per San Severo, partita che è tutt'altro che chiusa. 10 punti sono un gran vantaggio per San Severo, ma a volte abbiamo assistito a recuperi per divari anche superiori. Ovviamente è quanto si augurano i tifosi di Monteroni e quanto non si augurano i tifosi sanseveresi, non solo quelli presenti al Pala Castellana. Che stanno rientreranno in campo le due formazioni su sollecitazione della coppia arbitrale composta da Nicola Tammaro e Vincenzo Di Martino. MD Discount con Januale in grosso, Mocavero, Rodriguez e Pinto. Allianz in campo con Ricci, Di Marco, Marmugi, Icangi e Scarponi. Rimessa per Monteroni, Rodriguez in palleggio, si alza al tiro dalla lunga distanza Rodriguez e accorcia e porta a meno 7 il divario, 50 secondi da giocare. Icangi, Di Marco, Scarponi, vuole addormentare il match l'Allianz in questa fase finale, ovviamente sono gli interessi in campo opposti. Ricci può provare da tre, Ricci realizza e risponde a Rodriguez. Rodriguez in possesso per Mocavero, prova a servire un compagno di squadra, la palla che esce fuori per il tiro dalla lunga distanza, sbagliato il rimbalzo di Scarponi, 16 secondi da giocare, 90-80, c'è il fallo di Rodriguez. E Di Marco andrà in lunetta per due tiri liberi. Due tiri liberi quando mancano 13 secondi al termine del match. E le due squadre pensano a giocare anche per la differenza canestri, non si sa mai, potrebbero arrivare appaiate in classifica e potrebbe risultare importante il divario del punteggio. Intanto Di Marco sbaglia il primo, realizza il secondo, 91-80, il massimo vantaggio San Severo, 13 secondi da giocare, Rodriguez, e in effetti giocano fino in fondo le due formazioni con Rodriguez che va al tiro sbagliato, Icangi, 5 secondi,
i canci, cost to cost, la palla sporcata da Rodriguez con un secondo e 30 centesimi da giocare ancora nel tentativo di servizio per Scarponi. Rimessa dal fondo per l'Allianz con Di Marco. Ricci da tre, Antonello Ricci e realizza, canestro valido da due punti per Antonello Ricci, finisce sul massimo vantaggio la Allianz San Severo sul 93-80, quinta vittoria consecutiva per la formazione di coach Piero Cohen. I saluti in campo tra le due squadre che si sono date battaglia con lealtà, ha vinto alla fine la formazione che ha prevalso nella seconda parte del match, perché nella prima parte ha avuto ragione la squadra allenata da Stefano Manfreda, che ha messo una gran paura alla Allianz San Severo. Quinta vittoria consecutiva, San Severo che resta al terzo posto in classifica prima di una doppietta di trasferte sabato a Giulianova, tra 15 giorni a Ortona. Comunque formazione di coach Piero Cohen che comunque continua a veleggiare nelle zone altissime della classifica, a dimostrazione della bontà del roster e del lavoro che sta facendo la squadra allestita quest'estate dal presidente Americo Ciavarella. Vi ringraziamo per la gentile attenzione. Dalla Pala Castellana di San Severo è tutto, ribadiamo il risultato finale 93-80 con cui l'Allianz San Severo ha battuto la MD Discount Monteroni, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie B di pallacanestro. Grazie a tutti, buonasera dal Pala Castellana.